Cutaro aveva finalmente ottenuto l'ultimo frammento della gemma. Ma che speranze aveva contro un tiranno addirittura più potente del sole stesso? Avrebbe riportato la pace o sarebbe stato fatto a pezzi? E la storia continua. Il nuovo allunaggio di Cutaro iniziò con una terribile visione. Il meraviglioso castello del Plenilunio era stato intrappolato dai tralci malefici del castello di Griselstein, ancorato alla luna come un cigno nella morsa letale di migliaia di viveri. In quel momento un esercito di larve si preparava ad assaltare e a distruggere il palazzo argentato della dea. Grazie alla comoda scala solare, Cutaro e Picarina erano ritornati sul suolo lunare. Oh no! Il castello bianco! Non riusciranno a tenerlo insieme a lungo! Dobbiamo risvegliare la dea in questo istante! Allora, qualche idea? Pensi che ci servirà una specie di supercolla lunare? L'unica cosa che preferisco al potere è avere ancora più potere! Ora neanche il sole mi può più toccare! Ma non basta! Ho bisogno di più! Voglio tutto il potere! Cutaro! Dai, devi spiegarti! Voi due state bene? Yin Yan! Avete preso l'ultimo frammento della gemma? Ma certo! In questi casi vorrei tanto un manuale delle istruzioni! Cosa te ne faresti? Comunque sarebbe scritto in lunese. Arrivate al palazzo prima che crolli, è la nostra unica speranza. Erano arrivati alla resa dei conti. Sarebbero riusciti a ricomporre la gemma lunare? In tal caso, la dea sarebbe davvero tornata. Cutaro e Picarina avevano raggiunto le radici dei tralci malefici che intrappolavano il castello. I due si arrampicarono più in fretta che poterono per raggiungere il castello prima che crollasse. Oh! I tralci mostruosi bloccavano le mosse di Cutaro come se fossero dotati di volontà propria. Perdendo tempo prezioso, dai, Cutaro! Sta attento, questi cosi giocano sporco! Lo Striker Lunare RA21, alias Orso dei Cieli! Oh, ma guarda che meraviglia! Che agilità! Che ali flessibili! Che... Perché non la pianti una buona volta? Stiamo cercando di abbatterlo! I fiori luce che emettevano raggi letali avevano una corazza più dura di un Kuma 1! Fiori luce? Ah, è così che si chiamano! Potevi anche dircelo alla fine della storia! Il castello bianco è proprio sopra di noi! Siamo quasi arrivati! Ecco che tornano gli Orsi dei Cieli! Una flotta intera! Guardate che formazione perfetta! Ah! Adesso si lanciano le larve!
Fantastico! Adesso avremo bisogno di ogni arma disponibile. Attenzione, Cutaro! Procedi di corsa fino alle coordinate Whisky Whisky. Passo! Sì, ricevuto! Oh no! Per dindirindina! Gli orsi dei cieli stanno precipitando! Dobbiamo salvare il velivolo! Si può sapere che ti prende? Perché non diamo un'occhiata e basta? Magari potreste volare fino al Castello Bianco! E va bene, però solo una sbirciatina! Sì! Funziona ancora! Vai, Cutaro! Vai! Solca i cieli! Se volete conoscere la storia dell'umanità, basta pensare alle guerre. Da quando abbiamo afferrato la prima ascia, il cavallo e il timone, le frontiere inesplorate della scienza sono state soltanto scuse per spargere ancora più sangue. E poi l'avvento degli aeromobili ha portato la nostra scia di distruzione anche nei cieli. Perché lo facciamo? Perché ci lasciamo guidare dall'odio? Basterebbero amore, pace e comprensione. Adesso annienta quei traditori, Cutaro! Fa saltare per aria i mostri di Griselstein! Fa straripare i fiumi con il loro sangue malvagio! Nessuno può sconfiggere il capitano della Federazione Luna Solar Terrestre! Nessuno può farla franca! Nessuno! Finalmente Cutaro aveva raggiunto la base del Castello Bianco. Ma quanto ne era rimasto? I tralci malefici si erano insinuati nelle profondità del castello. Non rimaneva molto tempo. Presto! Devi agire in fretta! Dobbiamo ricomporre la gemma lunare! Improvvisamente, il frammento della gemma cominciò a brillare. Forse li dobbiamo incastrare qui dentro? Va bene, passiamo agli altri 11. Oh, miau! Che bel micino! Ecco perché il ratto fa rima con matto. Il sandwich arriva subito! Sarà anche piccolo, ma morde lo stesso! Ci voleva! Sbarazzatene!
sapere chi l'ha pizzo. Ecco, un altro frammento illuminato. Perché i maiali sono sempre grassi? Astratta? Abbiamo altri tralci in mezzo ai piedi! Dovremo toglierli tutti! Quando mangiano le banane. Ne mancano tre. Ah! Se la signora in verde vuole parlare, mi faccio avanti. E gira! Adesso perderà la testa. Buona fortuna, ragazzo! Sì, andiamo! Oh, guarda questo pulcino! Mi ricorda i bocconcini di prima. Guarda questa conigliata! Che carina! Ah, wow, è un maschio! Che strano. Abra, e che deve dare? Ne manca uno! Ok, bravo. Il castello ora è molto più luminoso, ma la gemma lunare non brilla ancora! Il castello del plenilunio non poteva rinascere senza la luce, che era ancora alla mercé dei tralci malefici. Drago! È un quadro della dea con i suoi amici animali. Sembrano così felici insieme. E quel cibo, buono. E adesso che succede? Oh no! E vai! Ti piace? Credo di sapere qual è il problema. Andiamo a risolverlo. Kutaro percorse valorosamente i tralci fino alle radici nel cuore del castello. Questa proprio non ci voleva! I tralci malefici possono essere coltivati in casa, basta lasciarli al buio con molta umidità e cattivi odori. In ogni caso, teneteli lontano dalla luce, altrimenti muoiono all'istante. Grazie del consiglio! Illumina quell'imbranato, Kutaro!
Bene, continua così. No, siamo in trappola. Il pavimento traballa. Forse puoi sfondarlo? Le pareti e le colonne stanno crollando! Bene, è una stanza! A perdita d'occhio! Mi ricorda quella stupida gabbia dove ero rinchiusa! I tralci malefici hanno due bulbi. Bisogna fare molta attenzione quando si trapiantano. Tagliuzzare i bulbi con le forbici, ad esempio, è altamente sconsigliabile. Quello è uno dei bulbi! La luce è sempre più forte! Scommetto che i tralci di sopra sono già sistemati! Che schifo! Niente dovrebbe avere tutti questi occhi! Fa qualcosa, Cutaro! Sì! Chi è la dea adesso? Sembra tutta rotta. Un'altra stanza. L'altro bulbo.
Fortunatamente i tralci malefici sono in grado di rigenerarsi, a patto che uno dei due bulbi rimanga intatto. Perciò, se amate i vostri tralci malefici, non dovete assolutamente danneggiare l'altro bulbo. Dal vostro giardino. Primo, prendete le forbici. Secondo, tagliate quei bulbi. Possiamo salire sulla giostra? Ehi, larve! Chi vi ha detto che potevate salire? C'ero prima! No! La mia giostra! A guardarli bene, questi occhi non sono per niente carini. Cioè, il fatto è che mi fissano. Basta! Si difendono bene quando i loro bulbi sono in pericolo. Adesso avanza e uccidili! Il colpo di grazia! Alla fine, Cutaro sconfisse i tralci malefici, signori del mondo botanico. Ormai mancava davvero poco al grande ritorno della gemma lunare. Nonostante tutte le macchinazioni del re orso, la gemma lunare stava per ricomporsi di nuovo. Cutaro! Guarda! La luce pura della gemma bianca lunare tornò a risplendere, riversandosi sulla luna e riportando il potere al castello del plenilunio. È la speranza per tutti. Che cosa mi sta succedendo? Forse Cutaro... Aspetta! Ora ricordo! Sono io! Io sono... Mio piccolo orsetto, sono tornato e ora metterò fine ai tuoi piani. È ora di riportare l'equilibrio. Ti piacerebbe? Fammi uscire di qui! Subito! È un ordine! Specchio delle mie braccia!
Chi è il più forte del reale? Lo sai chi è il più forte? È Kotaro! Ah.